Buonasera amiche ed amici di Gold TV, bentrovati a questa nuova puntata di Goldeade. Allora, come detto già in apertura, 10 giornate dalla fine del campionato, la Juventus vince in extremis contro il Catania, vola più 9 sul Napoli, mettendo davvero quasi il sigillo sul campionato, il sigillo definitivo, mentre il Napoli vede il suo secondo posto insidiato dal Milan in netta ascesa, in netta continua ascesa. E poi alle loro spalle la Fiorentina che scavalca Inter e Lazio in continua flessione, mentre la Roma torna da Udine con un pareggio ricco davvero di rimpianti. E poi da domani si partirà nuovamente con le coppe europee. Vado subito a presentare i nostri ospiti per parlare di molto altro oltre a questo. Allora, buona serata e ben trovato all'avvocato Guido Di Muro. Buonasera, ciao Guido. Buonasera a buona tutti. Serata Enzo Mariani, eccoci qua. Buonasera. Pianeta buonasera Lazio, ne parleremo più tardi, e come se ne parleremo. Complimenti per la vicinanza dell'avvocato, l'hai fatta subito piazzato qua. È stata qua, studiata strategicamente questa qua posizione. Buonasera da Giorgio Martino. Buonasera. Ben trovato Giorgio, buonasera, in un ciao tour de force in questi giorni, sì, un po' in giro per l'Italia. E buona serata Mauro Macedonio, ben trovato il quotidiano Il Romanista. Allora, buonasera a voi, alla nostra Sara Foti, buona serata alla regia con Luciano in testa. Io direi che è il momento davvero per iniziare la puntata proprio con i risultati e la classifica da parte di Sara Foti. E allora chiediamolo al nostro ospite di turno, ospite amico di turno, buona serata ad Enrico Annoni, a Tarzan Annoni, ben trovato. Buonasera. Enrico. Buonasera a voi, grazie. Intanto come stai? Bene, dai. A parte che fa un po' freddo qua, però insomma, non è come Roma. Enrico Annoni da Giussano, Giorgio Martino lo ricorda bene. Allora, io volevo coinvolgerti perché ovviamente hai vestito anche nella massima serie la maglia del Torino dal 90 al 94, della Roma dal 94 al 97, sì. E poi parleremo anche di un paio di aneddoti che riguardano Enrico Annoni e che coinvolgono anche i tifosi giallorossi, per poi passare al Celtic che poi proprio la scorsa settimana ha sfidato, ahimè, diciamo tra virgolette, visto che ti può interessare direttamente, la Juventus, essendo eliminata pesantemente poi, tra l'altro per quanto riguarda il punteggio di reti. Io ti volevo coinvolgere insieme ai nostri ospiti per questa giornata invece di Serie A, partendo proprio dalla Juventus, che come abbiamo detto poc'anzi, con la vittoria in extremis, seppur viziata da un gol abbastanza dalla vena polemica, però insomma si è portata a più 9 con il Napoli. Parliamo quindi insieme a te di Juventus e Napoli, il tuo parere su questa giornata di campionato a 10 giornate dalla fine. Ma la Juventus comunque sta dimostrando da quello dei risultati comunque che è ancora la squadra più forte da battere, ancora la migliore. Lo sta dimostrando sia in Champions, io ho visto le due partite che hanno giocato col Celtic, ok, magari possiamo dire che non era un degno avversario, però non lo sottovaluto come squadra il Celtic. Lo sta dimostrando in Italia, che è l'unica che riesce a rimanere sempre concentrata, e non è facile, sia giocando in campionato, giocando in Coppa Campione e rigiocando in campionato, che la cosa più difficile è riuscire a rimanere concentrati sull'obiettivo, non tanto fisicamente ma mentalmente. Il Napoli ha avuto delle grosse chance per poter raggiungerla e le ha tutte fallite per ora. Anzi, adesso devi stare attento al Milan che adesso sta attraversando un momento molto molto positivo. Certo, intanto noi stiamo vedendo in sovraimpressione delle immagini un po' inedite, no Giorgio, per quanto riguarda Enrico Annoni, perché siamo abituati a vederlo sui campi di calcio. Noi lo ricordiamo che te da qualche tempo ti sei dedicato invece ai motori, no? Alle due ruote in particolar modo, e anche al beach soccer. Io anzi volevo ricordare che tra l'altro con Eurosport sei stato anche telecronista di gare di moto dello scorso anno. Io ti volevo chiedere però adesso, ti balena l'idea di riaffacciarti nel mondo del calcio, visto che poi sei in possesso del tesserino di prima categoria di allenatore, no? Ma sai, quello sempre, da quando poi ho smesso, mi sono dedicato un po' ai miei hobby, che come hai detto te, sono le moto. Sono riuscito a ritagliarmi un buono spazio, ho fatto conoscermi in un ambiente che il calcio non è seguitissimo. Poi però comunque l'idea è il provare, mettermi in gioco anch'io a ritornare nel mondo dove ho vissuto fino adesso, cioè dove ho vissuto fino a qualche anno fa, il mondo del calcio, perciò sono sempre alla finestra e così aspettando
di riuscire magari a rientrare in una situazione positiva. Oh, al momento però mi sembra che sempre tornando alle due ruote collabori con degli amici che hanno un team, no? Che si occupa di Supersport e Superbike, campionato mondiale, ma soprattutto stai proiettandoti sul mondiale Endurance? Prossimo anno? Sì, quest'anno è un'idea che mi è venuta, mi sto allenando per poter partecipare se si riesce, perché comunque con i chiari di luna che ci sono in questo momento bisogna prima raggiungere un budget di sponsorizzazioni e andare a poter fare due gare di mondiale Endurance. Una potrebbe essere la 24 ore di Le Mans, che è a settembre, e poi ce n'è un'altra invece agosto che è in Germania, sono 8 ore. Però lo si fa perché comunque, come ti dicevo prima, è un hobby e mi è sempre piaciuto. Sono nato in mezzo motori, mio padre era un meccanico, avevamo un'officina meccanica. Se no, non è un problema. Però, come dicevi prima te, sempre cerco di andare, di stare aggiornato nel mio ex mondo. Certamente. Allora, parliamo proprio del mondo del calcio. Andiamo a parlare del mondo del calcio insieme a Giorgio, che non era male poi quella Roma, no? Dal 94 al 97, con Giannini, Aldair, Moriero, Muzzi, Totti. Sì, poi ti chiedo una cosa su Totti, perché Totti l'hai visto... Praticamente nascere. L'hai lasciato nel 97, che più o meno aveva segnato una quindicina di reti. Adesso... No, ma soprattutto mi pare che Enrico abbia giocato sia nella prima Roma di Mazzone, cioè Mazzone è stato il primo allenatore del ciclo Sensi, e poi successivamente con l'argentino Carlos Bianchi, che fu quello che stava veramente per mandar via Totti, fra l'altro. Però prima di andare eventualmente all'episodio Totti, secondo te perché fu così un clamoroso insuccesso l'inserimento di un allenatore che poi invece in campo internazionale aveva ottenuto eccellenti risultati e avrebbe poi continuato ad averli, ma soltanto l'impatto col campionato italiano e con la Roma in particolare fu disastroso. Ricordiamo che col Vélez vinse praticamente tutto. Tutto, no? Certo, come no? Ma per la mia esperienza, perché poi io quando è arrivato lì sono andato via a febbraio, forse è arrivato con un po' troppo di arroganza. Ha portato tutto il suo entourage, ha portato agli altri giocatori a partire da Trotta, che giocava lì dietro in difesa, sì. dove c'era il calcio. Ma al di là di quello, comunque era proprio il modo, lui a volte non ascoltava anche certi consigli magari di giocatori con più esperienza, perché poi all'inizio tutti noi ci eravamo messi a sua disposizione, il ritiro per campionato, le prime partite, poi quando le cose non andavano bene comunque gli si cercava di dare dei consigli, ma non tanto perché noi volevamo comandare, ma per quanto sapevamo del campionato italiano come poteva essere. A lui non interessava le idee, non interessava, è sempre andato avanti per il suo gioco. Infatti, come diceva lei prima, ha rischiato anche di mandare via Francesco Totti, di conseguenza lì possiamo ben capire com'è. Se non ci fosse stata, Enrico, quella partita amichevole con l'Ajax in cui c'era proprio Jari Litmanen, il finlandese che lui avrebbe voluto al posto di Totti, probabilmente Totti non sarebbe diventato, anzi direi sicuramente non sarebbe diventato il secondo miglior cannoniere della storia del calcio italiano. Poi mi sembra in quel caso segnò una doppietta, mi sembra, Totti, no? Segnò, ma giocò una splendida partita proprio contro l'Ajax. Prima di salutarti ti faccio porre un paio di domande qui in studio, però volevo ricordare due aneddoti perché li stiamo così felicemente ricordando con qualcuno della regia che poi ha buona memoria. Allora, Slavia Praga-Roma sotto la neve a maniche corte e poi l'addio di Tarzan Enrico Annoni sopra l'Olimpico per salutare i ragazzi della Curva Sud, no? La tifoseria con un aereo e lo striscione, dai. Quello è stato il minimo che potessi fare, comunque, perché io quando sono arrivato a Roma sono arrivato come seconda scelta, perché non dimentichiamoci che sarebbe dovuto arrivare Ciro Ferrara, in quei tempi era sicuramente meglio di me, ci mancherebbe, non sono io il primo a dirlo. Però poi loro hanno capito che io mi sono sempre messo in gioco o perlomeno ci mettevo tutto me stesso per poter riuscire a
a far dimenticare questa prima scelta che poteva venire, e poi penso che di essere riuscito a farla dimenticare. E allora il minimo che potessi fare era, visto che me ne sono andato di fretta e furia, perché comunque i tempi erano quelli del mercato, quei tempi, ho fatto passare un aereo ringraziando passaggio al Celtic di Roma durante il mercato invernale. Allora, l'avvocato Di Mola, volevo chiedere, insomma, te lo ricordi bene, no? Io me lo ricordo bene, con molto affetto. E no, una curiosità, volevo sapere, relativamente, diciamo, al calcio che lui ha praticato circa 15 anni fa, da osservatore esterno, che cambiamenti ha registrato in questi anni? Cioè, il calcio che hai praticato 15 anni fa rispetto a quello che osservi attualmente, che tipi di cambiamenti dal punto di vista anche tecnici, tattici, hai rilevi? I cambiamenti sono stati più che altro di generazionali, proprio di mentalità. Noi arriviamo da una mentalità un po' più seria, non è che sto dicendo che adesso quelli che ci sono adesso non sono tutti seri, però comunque persone che quando si perdeva una partita si andava a casa, e almeno per quanto mi riguarda la mia esperienza, si rimaneva 2 o 3 giorni sempre con il pensare alla partita. Adesso forse ci si dimentica un po' troppo in fretta, dopo la sconfitta va bene, ci sta, poi dopo si ritorna al campo, c'è tanto consumismo dentro, ci sono tanti soldi, girano tanti soldi. Tatticamente, devo dire la verità, non è che sia cambiato tantissimo, perché comunque il calcio è quello, si è un po' più velocizzato, però abbiamo visto che adesso vengono, a differenza di prima, che l'Italia era la nazione con migliori difensori al mondo, adesso vengono a scarseggiare, anzi ce ne sono veramente pochi di difensori, di conseguenza vi parlo per il mio ruolo, perché poi con la diminuzione dei difensori invece sono aumentati i grossi campioni in attacco. Va bene, allora Enrico, noi insomma tanto ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi. Telefonicamente ti aspettiamo quanto prima invece fisicamente, in studio. Va benissimo. Grazie, buona grazie, parte. Un abbraccio, buon proseguimento di serata anche da parte di tutti noi. Allora, non c'entrava niente, il povero Taxidis viene emarginato così. De Rossi non ci ha guadagnato da quella cosa, no. De Rossi è un altro e io vorrei rivedere quel De Rossi, non quello che qualcuno voleva per forza fare, far stare al posto di Taxidis. De Rossi e poi niente. Il 21 marzo sarà a Ginevra per l'amichevole tra Brasile e Italia, vabbè. Quindi insomma, l'avvocato Prandelli, no, nel senso che comunque fai vedere che sei aggiornato. Io parlo di Daniele, lascia perdere, ma è giusto, un che discorso che fa capire quanto poi sia considerato anche dal cittadino nazionale, quindi altro, a livello nazionale e internazionale. E che facciamo? Daniele, torniamo indietro? Non mica torniamo indietro. No, ma questo è importante adesso, nonostante il rendimento sia insufficiente. C'è la sosta per le nazionali, perché se veramente non si dovesse giocare Roma-Parma e questa dovesse slittare ad aprile, ci troviamo che la Roma resta ferma per 3 settimane. Sì, sì. Saluti, ci stanno chiudendo. Volevo dire ai colleghi di lunedì venire preparati che parliamo di Lazio. Va bene, anche di Lazio. Grazie a Enzo Mariani. Grazie a Guido Di Mulo, che volevo aggiungere un collega, l'avvocato Izzo, un grande tifoso della Roma che ci segue assiduamente. Ci associamo anche Enzo, si associa. Grazie buonasera, a Giorgio Martino, grazie a Mauro Macedonio, buonasera, grazie alla regia con Luciano in testa, grazie a Sara Foti, grazie soprattutto a voi per averci seguito pazientemente anche stasera. Spero siate stati bene in nostra compagnia. Lunedì prossimo, buon proseguimento di serata.